e nell'isola Eolia indi giungemmo, dove il figlio di Pota avea dimora, Eolo, caro agli immortali dei. Con il medesimo spirito di avventura di Odisseo, siamo partiti alla volta delle isole Eolie, pronti ad affrontare il vento, il mare e qualunque altra sfida, perfino i vulcani. Ed ecco il nostro diario di bordo. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before you. Could be larger than life, bigger than the world. Living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you Il giorno martedì 17 aprile, per raggiungere le celebri isole Eolie, abbiamo dovuto cambiare numerosi mezzi di trasporto, tra cui il treno, il traghetto e il pullman. E abbiamo dovuto affrontare un viaggio molto lungo e faticoso, che è durato 17 ore, anche se poi ne è davvero valsa la pena. Il ritrovo è stato fissato alle 17 in stazione centrale, da dove, emozionati per la partenza, abbiamo preso il treno Frecciarossa diretto a Napoli alle 17.30. Siamo scesi alla fermata Roma Termini, dove siamo arrivati alle 20.30. Dopo una breve sosta alla stazione di Roma, alle 21, abbiamo preso il treno notturno, esperienza del tutto nuova per molti di noi, e ci siamo suddivisi in gruppi di 4 nelle varie cuccette. Il treno ha attraversato il Lazio, la Campania e la Calabria, fino ad arrivare allo stretto di Messina, la mattina successiva verso le 6.50. Quando abbiamo avuto l'occasione di ammirare un'alba spettacolare. A questo punto, per attraversare lo stretto, i vagoni del treno sono stati scomposti e caricati sul traghetto che ci ha portato fino alla Sicilia e siamo stati invitati a scendere dal treno per recarci sul ponte del traghetto. Dopo un infinito viaggio ed una lunga nottata trascorsa nelle cuccette, abbiamo raggiunto finalmente la celebre isola dalla forma triangolare, la Sicilia. Giunti a Milazzo, poi, alle ore 9, abbiamo incontrato i tutor Vulcani e Ambiente alla stazione ferroviaria. Dopodiché ci siamo trasferiti al porto della cittadina, dove abbiamo preso la nave veloce per Lipari. Arrivati a Lipari, abbiamo avuto un po' di tempo prima di pranzo per sistemarci nelle nostre camere e riprenderci dal lungo viaggio. Dopo aver messo a posto i bagagli, alcuni di noi sono andati a fare il bagno nella piccola spiaggia sotto l'hotel, facendo attenzione alle meduse. Altri hanno preferito rimanere nel residence. Abbiamo raggiunto l'altra classe, la quarta H, all'hotel Giardino sul Mare, dove i tre tutor ci hanno presentato le attività che si sarebbero svolte nel corso dello stage. Verso le 12.30, affamati, ci rechiamo nella sala da pranzo del fastoso hotel, dove veniamo serviti e riveriti. Il pranzo, come tutti i pasti della gita, si svolgeva nell'hotel dove soggiornavano la quarta H e la terza B, a pochi passi dal nostro. Comprendeva tre portate, primo, secondo e dolce o frutta, ed era consumato nella sala principale dove eravamo tutti riuniti. Dopo esserci riposati un po', abbiamo assistito e partecipato ad una lezione introduttiva in cui sono stati approfonditi argomenti già affrontati in classe, come ad esempio le essenziali differenze tra rocce effusive ed intrusive o le varie tipologie di vulcani. Inoltre abbiamo osservato sezioni sottili al microscopio, delineando così la natura e la fisionomia delle varie rocce presentate, che abbiamo potuto persino toccare ed analizzare da vicino. Comincia poi la seconda lezione, il cui tema principale è la sorveglianza di un vulcano, che consiste nel misurare, in modo continuo e con periodiche campagne, temperatura e composizione chimica e isotopica dei gas fumaroli e delle acque termali di sorgenti e pozzi, e nel verificare la quantità e la composizione del gas emesso dal suolo nelle zone vulcaniche. Inoltre, l'elaborazione dei dati geochimici e l'applicazione di modelli chimico-fisici consentono di ricostruire il processo che avviene in profondità e di contribuire, insieme con i dati geofisici, ad una valutazione dello stato del vulcano. Inoltre ci hanno anche spiegato l'antica nascita del nostro continente e vari cambiamenti e movimenti fisici avvenuti fino ad oggi tra le varie zolle terrestri. Prima di cena abbiamo esplorato Lipari con i suoi negozi, i bar e i mille vicoli
e abbiamo assaggiato il miglior cannolo delle Isole Eolie. Il centro storico di Lipari regala al visitatore tante piccole sorprese, a partire dagli emozionanti scorci affacciati sulle limpide acque del mare. Tra le scalinate e gli angoli del suo centro storico si possono trovare bar e caffè in cui assaggiare il meglio della gastronomia locale, che deliziano soprattutto gli amanti dei dolci. Dopo cena abbiamo passato la serata tutti insieme nel residence. Sono circa le 7:30 del 19 aprile, quando inizia per noi una nuova giornata alle Isole Eolie. Dopo aver fatto colazione nel nostro residence, ci siamo ritrovati con le altre due classi, intorno alle 9, davanti all'hotel Giardino sul Mare, per poi incamminarci verso il Museo Vulcanologico di Lipari, per svolgere un approfondimento dei temi oggetto dello stage, raccontati prima da Martina. Per raggiungerlo abbiamo percorso una lunga scalinata, detta del Concordato, piuttosto ripida, costruita nel 900 per collegare la cattedrale di San Bartolomeo al centro abitato. La sezione di vulcanologia è allestita all'interno di un edificio del XVI secolo. Questa sezione illustra i caratteri geomorfologici delle Isole Eolie, interamente di formazione vulcanica, attraverso la visione di carte e fotografie e mediante l'esposizione di campioni delle rocce vulcaniche locali. La sezione si divide su tre piani: settore uomo ambiente, vulcanologia generale e vulcanologia delle Isole Eolie. Il nostro percorso scientifico all'interno del museo è stato così agevolato da un ricco ed esaustivo apparato didattico, fatto di testi e didascali esplicativi, essenziali per portare a termine una visita ragionata e consapevole. Ci siamo subito immersi nelle varie sale. La prima ci ha portato a conoscere i benefici e l'utilità dei vulcani, ma anche i pericoli e i danni. Ci siamo poi spostati nella sala successiva, dedicata invece al tema della sorveglianza dei vulcani attivi. Abbiamo in particolare approfondito il rischio vulcanico presente a Stromboli, dove nel pomeriggio abbiamo effettuato l'ascensione del cratere fino alla cima, ma di questo vi parlerà dopo Andrea. Non meno importante è stata la sala indirizzata alla sezione della geologia, focalizzando poi l'attenzione su tettoniche e vulcanismo, con la spiegazione della deriva dei continenti. Abbiamo trovato questa sezione di vulcanologia interessante e ricchissima, molto curata nei dettagli, talmente tanto che è quasi stato impossibile godere a pieno. Per spostarci tra le varie isolette dell'arcipelago abbiamo sempre preso il battello. Infatti, giovedì 19 aprile, alle ore 13:40, siamo partiti dal porticciolo di Lipari a bordo di un piccolo battello per raggiungere, alle ore 15:20, la famosissima isola di Stromboli. La traversata, molto gradevole, è durata 1 ora e 22 minuti. Il mare era calmo e spirava una lieve brezza. Dopo essere sbarcati al porticciolo di Stromboli, abbiamo camminato per circa 5 minuti per raggiungere il campo base delle guide che ci avrebbero accompagnato nell'escursione al vulcano. Al campo base abbiamo conosciuto la nostra guida, Ugo, che ha ritenuto opportuno informarci subito della pericolosità dell'escursione che ci stavamo accingendo ad affrontare, specificando che non si trattava di una passeggiata. Affinché ci fosse chiaro che l'escursione al vulcano poteva essere affrontata solo con consapevolezza e prudenza, Ugo ci ha fatto alcune raccomandazioni preliminari. L'ascesa al vulcano può essere affrontata solo se accompagnati da una guida autorizzata. Occorre avere una buona forma fisica, soprattutto se la temperatura ambientale è elevata. Per quanto riguarda l'attrezzatura necessaria per scalare in sicurezza al vulcano, Ugo ha voluto sincerarsi che ciascuno di noi fosse provvisto di casco fornito dalle guide ed indispensabili per raggiungere il cratere, scarpe da trekking che sono state fornite dalla guida a coloro che ne erano sprovvisti, torcia ed eventuali pile di scorta, indispensabile per la discesa notturna, giacca a vento, acqua e cibo. La guida ci ha informati che Stromboli è uno dei vulcani più attivi del mondo. L'accesso al vulcano è disciplinato dalla protezione civile che tiene monitorata l'attività 24 ore su 24. È consentita la salita libera sul pendio solo fino a 400 metri di altitudine. Dopo essere stati divisi in quattro gruppi, abbiamo iniziato l'ardua scalata alle ore 4 circa. Non essendo state autorizzate dai nostri genitori a compiere l'ascensione al cratere fino alla cima dello Stromboli, io, Martina e Federica siamo rimaste ai piedi del vulcano ad aspettare gli altri. Nel frattempo ci siamo inizialmente recate nella grande spiaggia di Scari, situata a ridosso dell'approdo, composta da ciottoli lavici e sabbia nera, separata in due parti dal molo. La spiaggia si trova in una posizione strategica, proprio sotto l'agglomerato urbano di San Vincenzo, ed offre una vista suggestiva del cono del vulcano e una visione unica dello Strombolicchio, un piccolo isolotto vulcanico situato a circa un miglio da Stromboli che rappresenta il punto più settentrionale della regione. Le acque che bagnano la spiaggia assumono un colore blu cobalto. Stromboli è quindi un luogo tranquillo, di pace assoluta, dove l'infrangersi delle onde è senz'altro l'unico
rumore che si percepisce. Abbiamo osservato come le abitazioni si concentrino attorno a delle chiesette e come siano costituite da stradine strette, nelle quali abbiamo visto circolare solo le tipiche ape car, sicuramente caratteristica dell'isola. Abbiamo notato soprattutto il fascino autentico e misterioso di Stromboli, con quel paesaggio curioso e le sue sabbie scure. Rimane comunque un ambiente su cui domina il vulcano, che non smette mai di farsi sentire. Per concludere il pomeriggio non poteva di certo mancare un aperitivo all'ora del tramonto e con vista mare, che ci ha regalato senz'altro uno spettacolo suggestivo, ovvio non come quello che il resto del gruppo ha potuto ammirare. Dopo circa 30 minuti di camminata siamo giunti in altitudine di 100 metri rispetto al livello del mare. Da un'altura abbiamo potuto contemplare la bellezza dell'isola, il blu del mare ed avvistare uno scoglio che ci è stato detto essere popolato da rarissime lucertole nere, note come lucertole eoliane. Lo scoglio viene denominato Strombolicchio. Abbiamo poi proseguito la risalita che è durata circa 3 ore. Abbiamo potuto osservare che più si saliva di quota più la vegetazione tendeva a cambiare e a scarseggiare, fino ad addirittura scomparire in vetta. La scalata è stata molto impegnativa e faticosa. Solo poche volte ci siamo fermati per un massimo di 5 minuti per risetarci e riacquistare un po' di forze. Negli ultimi 300 metri il terreno era costituito prevalentemente da terra, sostituito poi da sabbia vulcanica che ha reso piuttosto ardua la marcia. La temperatura, che diminuiva in modo proporzionale rispetto all'aumento dell'altitudine, si è mantenuta comunque mite per tutta la scalata, ma la percezione di ciascuno era soggettiva. Qualcuno, come me, aveva caldo, altri hanno preferito coprirsi. Siamo giunti alla vetta alle ore 19.03. L'arrivo alla meta è stato molto emozionante, sembrava di essere in un paesaggio lunare, incredibile. Con la nostra scalata abbiamo raggiunto la quota di 918 metri di altitudine. Dalla nostra postazione si poteva godere di un panorama eccezionale che si estendeva fino all'orizzonte. Per riposarci un po' e riprendere le forze, abbiamo assaporato la nostra cena al sacco a base di buonissimi panini che ci avevano preparato in albergo. Panini al salame, panini al formaggio, panini frittata e insalata. Peccato che mancava quello col tonno. In vetta abbiamo sostato circa un'ora. Dal nostro punto di osservazione potevamo osservare 3 crateri vulcanici dal quale ogni 15-20 minuti circa si ripetevano le incredibili eruzioni vulcaniche. Queste eruzioni erano spettacolari e i lapilli arrivavano a superare addirittura la nostra posizione, che si trovava a 100 metri sopra i crateri. Il nostro compagno di classe aveva portato un drone, grazie al quale abbiamo potuto fare riprese video strepitose e riprendere le eruzioni da angolazioni incredibili. Dopo il tramonto il cielo si è fatto più scuro, la luce è diminuita ed abbiamo avuto l'opportunità di vedere la lava eruttare dai crateri, con un contrasto incredibile. Da non trascurare è stata l'emozione determinata dall'ascolto dei suoni provocati dal vulcano. Il rombo dovuto all'eruzione era fortissimo. Alle ore 20 circa abbiamo iniziato la discesa dal vulcano. Una cosa incredibile che abbiamo potuto notare nella discesa è che anche solo ad un dislivello di 100 metri inferiore rispetto alla postazione di osservazione in vetta, l'urlo del vulcano non si sentiva più perché le pareti della montagna lo coprivano. Anche la discesa è stata impegnativa. Per la presenza di polvere nell'aria siamo stati obbligati ad indossare delle mascherine per ben 2 ore consecutive. Nonostante la luna piena, il buio era quasi totale ed abbiamo utilizzato le torce per vedere dove mettevamo i piedi. Alle ore 22 siamo giunti, esausti, all'unica banchina del piccolo porticciolo di Stromboli. Poco dopo siamo saliti a bordo del traghetto per rientrare a Lipari. Passeggiando sul ponte e sulla coperta del traghetto era facile trovare qualche compagno addormentato, segnale che la stanchezza stava dilagando. Siamo sbarcati a Lipari alle ore 23.45 e dopo pochi minuti di camminata abbiamo raggiunto l'albergo. Nel giro di pochi minuti è calato un silenzio totale nelle nostre rispettive stanze, in quanto la stanchezza ha avuto il sopravvento.
Lo stesso abbiamo fatto il giorno seguente, venerdì 20 aprile, per recarci a Vulcano, che abbiamo raggiunto in una mezz'oretta, partendo alle 9 all'andata e alle 17 al ritorno. Giunti al porto di Levante, abbiamo potuto ammirare l'isola di Vulcano in tutta la sua bellezza. Inoltre, siamo rimasti colpiti dall'intenso odore di zolfo, generato dalle numerose fumarole disseminate in prossimità del cratere. Dopo una breve sosta e la degustazione di un buon cannolo, abbiamo iniziato la nostra nuova scalata, un'impresa molto meno faticosa rispetto a quella di Vulcano, ma che ci ha comunque richiesto un certo impegno, specialmente a causa delle alte temperature. Dopo un breve tratto di strada asfaltata, abbiamo raggiunto il sentiero che si inerpica tra le verdi ginestre, che fanno da contorno al fondo sabbioso e nero formato da cenere e lapilli. Non abbiamo incontrato particolari difficoltà, ma in alcuni punti è stato necessario prestare attenzione per via degli stretti passaggi in prossimità dei canali di scolo del vulcano, creati per evitare i pericolosi ristagni d'acqua all'interno del cratere. Con l'aumentare dell'altitudine, il panorama su Vulcano e le altre isole diventa sempre più affascinante. Il Monte Saraceno, Vulcanello, il porto di Levante e Ponente, Lipari e le altre isole, tutte sotto i nostri occhi. Dopo qualche chilometro, la sabbia nera lascia il posto ad un sentiero di tufo argillaceo e rossiccio, caratterizzato da solchi creati dall'azione erosiva dell'acqua. Arrivati in cima, ci siamo ritrovati sul famoso piano delle fumarole, dove una densa cortina di vapori e gas si leva dal terreno, circondando l'enorme bocca del cratere. Dopo un veloce pranzo al sacco a base di panini, purtroppo anche questa volta senza il tonno, consumato al di sopra della piattaforma di emergenza per gli elicotteri, abbiamo condotto delle analisi termiche e chimiche di una delle fumarole di Vulcano, sotto l'attenta supervisione dei nostri istruttori. Le fumarole, infatti, possono essere pericolose, specialmente quelle più vicine al fondo del cratere. In alcuni punti possono toccare i 600 gradi centigradi e un'esposizione prolungata ai loro fumi non è certo salutare. Eppure qualche intrepida testa di cactus ha avuto la brillante idea di calarsi fino al fondo del cratere per scrivere le frasi che potete vedere nel video. Curiosa la presenza di queste piccole piante dal colore rossastro, un indicatore naturale che può aiutare a comprendere variazioni nel pH del terreno e valutare con maggiore precisione l'attività vulcanica. Purtroppo, a causa della direzione del vento, non c'è stato possibile effettuare il giro completo del cratere. In alcuni punti completamente avvolto dal vapore solfureo, che oscura totalmente il sentiero. Tuttavia, siamo riusciti a salire fino al punto più alto del vulcano, a 386 metri sul livello del mare, da cui è possibile vedere anche l'altra parte dell'isola, che avevamo già osservato il primo giorno durante il viaggio in battello. È iniziata quindi la discesa, momento in cui ci siamo resi conto che la crema protettiva era servita a ben poco. Buona parte di noi, in seguito all'esposizione solare prolungata, presentava forti scottature che avrebbero impiegato giorni a guarire completamente. Dopo aver visto Vulcano, stanchi e assetati, abbiamo preso una granita in un bar in riva al mare e, prima di rientrare a Lipari, ci siamo rilassati in spiaggia, dove i più coraggiosi hanno fatto il bagno. La sera, prima di cena, siamo andati a prendere un aperitivo. E dopo aver mangiato, abbiamo passato ancora una volta la serata insieme nel nostro residence. L'ultimo giorno la mattinata era finalizzata al consolidamento dei concetti che avevamo appreso durante tutti i giorni trascorsi nell'arcipelago, per cui, dopo esserci svegliati, preparati e aver fatto colazione, ci siamo riuniti nell'hotel nel quale alloggiavano le altre due classi e, in una stanza attigua a quella nella quale eravamo soliti consumare pranzo e cena, abbiamo incontrato gli esperti che ci avevano accompagnato in tutto il nostro percorso sull'isola e nei vari spostamenti, i quali ci hanno intrattenuto con due ricche lezioni di preparazione a un test che avremmo dovuto affrontare alla fine delle stesse. La prima delle due aveva un'impronta più tecnica, poiché l'argomento trattato era la morfologia e l'attività vulcanica dei territori che avevamo visitato. La seconda invece si è rivelata più teorica, con l'osservazione delle carte geofisiche che rappresentano la soluzione migliore per studiare i territori che ci ospitavano. Alla fine delle due lezioni abbiamo dovuto affrontare il test al fine di verificare il livello di apprendimento dei concetti che ci erano stati trasmessi, l'esito del quale avrebbe influenzato la valutazione di questa parte del percorso triennale di alternanza scuola-lavoro. Il giorno della partenza, dopo colazione, abbiamo preparato i bagagli prima del test di valutazione finale,
dopo il quale siamo andati a comprare qualche souvenir e a mangiare gli ultimi arancini. Ecco, il nostro meraviglioso viaggio si avvia alla conclusione. Nell'ultimo trasferimento in barca sono passati a salutarci i delfini. A Milazzo abbiamo cenato in una pizzeria, prima di prendere il treno di ritorno. Per raggiungere la stazione in pochi minuti, abbiamo preso un pulmino alle 20:15, anche se abbiamo dovuto aspettare un po' di tempo in stazione, perché il treno notturno, che avrebbe dovuto arrivare alle 21, era in ritardo, ed è arrivato alle 21:45. I ragazzi hanno subito trovato il modo di passare il tempo, infatti con un pallone con delle valigie al posto delle porte hanno iniziato a giocare a calcio davanti alla stazione. I vagoni questa volta sono stati scomposti verso le 23, ma eravamo talmente tanto affaticati e stanchi che a malapena ci siamo accorti del momento in cui sono stati ricomposti. Infatti già a mezzanotte sul treno non volava più una mosca, a differenza dell'andata dove eravamo carichi come pavoni. La mattina abbiamo messo la sveglia alle 6:50 per scendere alla fermata Roma Termini alle 7. Dopo 45 minuti di attesa abbiamo preso l'ultimo treno che, a malincuore, ci ha portato fino alla stazione Milano Centrale alle 10:45. E noi ritorniamo a casa con un bagaglio eccezionale, panorami mozzafiato, paesaggi lunari, esperimenti scientifici, tanta fatica e tanto divertimento. Portiamo addosso i segni di questa fantastica esperienza, nel naso l'odore di zolfo, fra i capelli la polvere vulcanica e sulla pelle qualche scottatura solare. Un'avventura memorabile, che auguriamo a tutti di poter vivere col nostro stesso entusiasmo.